Ivanka, vuoi salutare anche tu? Buongiorno a tutti! Oh, perfetto italiano stamattina! Ciao Lina, sono Matteo Toscano, Campus Wave Savona. Innanzitutto complimenti per il pezzo, bellissimo. E volevo chiedere, siccome tu sei stata consacrata appunto dal Festival dei Giovani e in questo tempo hai ricevuto tantissimi consensi e tantissimi successi, volevo sapere tu come sei cambiata e poi che consigli ti sentiresti di dare a un giovane che vuole provare a buttarsi in un'avventura discografica o magari provare anche con il festival o con altri tali e con tanto. Io credo di non essere cambiata in nulla, nel senso che vedo sempre le stesse persone che vedevo prima, ho gli stessi amici, faccio le stesse cose, e poi chiaramente sì, magari cammino per strada e mi dicono Nila Pizzi! E dico ciao! Ed è fighissimo, poi la mia vita è cambiata, cioè non so, i concerti per esempio, come ho sempre fatti, ma da tantissimi anni, in festival anche giganteschi, però chiaramente, non so, le 80.000 persone del Kinsey Reggae Festival non erano lì per me. Oggi invece ai miei concerti c'è questo muro di voce che mi canta addosso le canzoni e per me questa è la cosa più figa di tutte. Ci sono due motivi per cui io sono veramente felice di aver rifatto questo festival. Per la presenza di Adriano sicuramente, ma anche per la serata di ieri sera, che secondo me è un orgoglio per gli italiani. Ci siamo resi conto di quanto la musica italiana sia stata protagonista nel mondo. E anche quest'anno ti vediamo qua a Sanremo al festival. A promuovere il singolo. Sì, a promuovere il l'album. Si chiama? Gioco di fortuna, il singolo è Primavera, l'abbiamo presentato a Sanremo Social. Non sono passato. Vabbè, mi hanno preso. C'è un giovane che vuole provare la musica, consiglio di cantare, di suonare in giro per l'Italia, per i locali, di iniziare dalle bezzole dove si canta senza spie, perché così poi si impara a cantare bene anche se non ci si sente, e di continuare, se uno crede nelle cose che sta facendo, di non farsi cambiare da nessuno. Non c'è Sanremo, ormai è 10 anni che Sanremo non esiste più. Io piango. No, io piango a vedere Gianni Morandi che è imbarazzato, capisci? Perché lui è un bravo cantante, lui non deve fare il presentatore. Poi io ho il 16 è un giorno che a me mi porta veramente fortuna. Pensate che il 16 settembre la prima volta in televisione, il 16 agosto la prima volta che sono andato a letto con una donna. Veramente! Una donna, non avevo più di 16 anni, avevo il 16 aprile la prima volta che ha fatto un disco e il 16 febbraio di quest'anno per me rimane una data straordinariamente importante. Cosa ne pensi di Sanremo quest'anno rispetto all'anno scorso? Mi sono piaciuti più i giovani che i vecchi. Ciao, faccio parte dei media e un saluto per Campus Wave. A tutti gli ascoltatori di Campus Wave, un bacione da Irene. Un saluto a Campus Wave. Campus Wave. Onda del campus. Wave. Onda del campus. E i nomi difficili. Grazie mille. Ciao, grazie a voi. Grazie mille. Un saluto a tutti e anche a Campus Wave che sta seguendo la Campus Wave. Campus Wave, andata a fare.